Le storie di San Francesco, narrate da Giotto nella Cappella Bardi della Basilica di Santa Croce. Un capolavoro che adesso, pian piano, tornerà a risplendere grazie ad un intervento di restauro condotto con tecnologie innovative che consentirà di acquisire nuove informazioni del genio nato a Vicchio, che fu precursore del Rinascimento. Dopo la campagna diagnostica e conoscitiva, dopo gli interventi di restauro dedicati alla pittura, che laddove è integra è di uno straordinario splendore, si tratta ora di procedere a una reintegrazione delle numerose e ampie lacune che naturalmente incidono sull'immagine generale della cappella. Sono già state oggetto di restauro in passato, abbiamo qui quindi una storia del restauro in un certo senso da interpretare e da rispettare, ma anche dobbiamo portare con la sensibilità odierna, e in questo l'opificio dà le massime garanzie, l'applicazione dei criteri odierni di reintegrazione delle grandi lacune. Il restauro si concluderà nel 2025. La storia dell'arte è anche in parte una storia di conflitti di paternità delle opere, ma quello che vediamo è Giotto, non ci sono dubbi? Ma dovrebbe sentire una storia dell'arte, però diciamo sono abbastanza unanime a dire che questo è Giotto. Sì. Grazie alla Fondazione CR Firenze, che ha sostenuto l'intervento condotto dall'Opificio delle Pietre Dure, i fiorentini potranno ammirare gratuitamente gli affreschi direttamente dalle impalcature. Daremo la possibilità di vedere questi dipinti da vicino, proprio nelle impalcature che ci sono e che sono state fatte per il restauro, proprio da una prospettiva che poi non sarà più possibile vedere.